Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 15 febbraio, ricordiamo i santi Faustino e Giovita, martiri. Ascoltiamo. Faustino e Giovita erano fratelli di una nobile famiglia pagana di Brescia. Divennero cavalieri e, attratti dal cristianesimo, vennero battezzati dal vescovo Sant'Apollonio. I due fratelli si dedicarono subito all'evangelizzazione della loro terra, il primo come presbitero e il secondo come diacono. Ma i maggiorenti di Brescia fecero pressione presso il governatore per espellere i due fratelli predicatori, in quanto disturbatori dell'ordine pubblico e nemici della religione pagana. Sarà l'imperatore Adriano a chiedere loro un sacrificio al Dio Sole quando sosterrà a Brescia dopo una campagna militare nelle Gallie. I due giovani non si piegarono alle minacce dell'imperatore, che ordinò di darlo in pasto alle fiere. Ma nell'arena le belve affamate si avvicinarono e dolcemente si accovacciarono ai loro piedi. La stessa cosa successe nel Colosseo a Roma. Di fronte ad una così forte dimostrazione della fede in Cristo, molti spettatori si convertirono. L'imperatore ordinò che venissero scorticati vivi e messi a rogo, ma le fiamme non toccarono nemmeno i loro vestiti. Durante un viaggio a Napoli per nave, sedarono una tempesta e, abbandonati su di una barchetta, gli angeli li riportarono a riva. L'imperatore, furioso, ordinò il loro rientro a Brescia e con una sentenza del 15 febbraio vennero decapitati. Seppelliti nel cimitero di San Latino, il vescovo Faustino costruirà la chiesa di San Faustino ad Sanguinem, poi Sant'Afra e oggi Sant'Angela a Merici. Alcune reliquie vengono tutt'oggi venerate nella basilica dedicata ai due martiri. Questi due santi sono raffigurati spesso con abiti militari romani, con in mano la spada e la palma del martirio. In altre immagini Faustino è vestito da presbitero e Giovita da diacono. Faustino e Giovita hanno dovuto subire veramente tante sofferenze. Le hanno superate, hanno superato le torture. Quando provarono ad ucciderli con il fuoco, questo si fece meno forte, si spense. Quando li misero contro le bestie feroci, queste si ammansirono. La tempesta si placò. Insomma, tanta sofferenza subita, ma loro sono passati attraverso tutto questo con la luce della loro fede. E quindi è una sofferenza che non è stata sprecata, perché le persone intorno guardavano ed erano veramente edificate, erano veramente rinforzate da quello che vedevano. Quanto bisogno c'è della testimonianza, soprattutto quando c'è di mezzo la sofferenza. Questi due fratelli martiri ci insegnano che la sofferenza non è cosa sprecata. La sofferenza non è dolore sordo. Quando la sofferenza è vissuta in un progetto, il progetto della fede, allora c'è una luce incomprensibile, una luce fortissima che inizia a spandersi tutto intorno e le persone la vedono e le persone sono raggiunte da quella luce e la salvezza arriva nelle loro vite, nella loro anima. Allora, quando siamo al cospetto di una sofferenza che sembra che noi dobbiamo subirla, cerchiamo di fermarci un attimino e pensare alla fede che cosa ci sta chiedendo. Non è una sofferenza sprecata, non è un dolore sprecato, ma la certezza ci dice questo, la fede, che qualcuno ne trarrà beneficio. Questo ci dice la storia di Cristo e la storia di tutti questi santi martiri ai quali noi ci affidiamo. San Faustino, Santa Giovita, pregate per noi.